Ah, siamo in diretta? No. Quindi ti vuoi ringraziare? Sì, stiamo già registrando. Mario, innanzitutto come stai fisicamente? Beh, dai, abbiamo fatto settimana scorsa un po' di mini preparazione, bene, dai, stiamo tornando di nuovo in pista. Da un punto di vista fisico, dopo 2 mesi col nuovo preparatore è cambiato qualcosa? Ma sono lavori diversi, poi è stata nata la prima. Il giorno d'andata è stato un po' particolare, dai, tanti infortuni, tante cose, siamo stati bravi dai, ad adattarci, però sì, dai, sta procedendo bene. Dove hai passato il Natale? Bah, in famiglia con parenti. No, Natale qua da solo, erano le partite, quindi poi le vacanze vado a casa della famiglia. Tutto. Non sei andato in montagna anche tu a fare un giro, no? No. Va bene, senti, ma cosa è successo nelle ultime 2 partite della Reggiana? La vittoria a Bolzano, la vittoria a casa con il Catanzaro, è frutto forse di un'infermeria che si è ruotata? Vi siete ritrovati tutti? Bah, sicuramente quello ci ha aiutato, però è cambiato che la mentalità, dai, abbiamo purtroppo alcune partite abbiamo preso troppi gol magari dopo un secondo, dopo, quindi mentalmente ti taglia un po' la testa. E siamo stati bravi in quelle 2 partite a fare la prestazione che dovevamo fare, a capire i momenti di dove attaccare, dove difendere, c'è da difendere tutti, si difende tutti, c'è da attaccare tutti, si attacca tutti. E questo penso sia importante in un campionato, questa mentalità. Sì, veniamo un po' a parlare di te, della tua sistemazione, della tua in campo. Sei stato quasi più utilizzato come difensore puro che non come esterno destro, è così? Sì, beh, so adattarmi in tanti ruoli, però quello magari adesso so farlo e mi adatto a quello che il mister mi chiede, cerco di farlo al meglio, ecco. E se ti dicessero torna a fare finalmente l'esterno destro e passa alla metà campo? Mi ha dato anche quello, l'ho fatto, però ripeto, sono uno che si adatta tanto, ecco, e cerco sempre di dare il massimo, però stiamo facendo tutti bene, dai, siamo veramente sulla strada giusta. E per il calcio mercato, tu al momento non sei stato interessato, sei qua, stai alla Reggiana, però può dare fastidio sinceramente le varie notizie? Ma adesso siamo abituati, ecco, ovvio che magari mentalmente toglie qualcosina, ma però fa parte del nostro mestiere, siamo abituati al mercato di gennaio, di agosto e così, dobbiamo subito pensare alla partita. Si è parlato fin dall'inizio del campionato di Reggiana che pensa solo alla salvezza, però forse qualcosa in più voi vi sentite di fare? No, io penso che per fare un ottimo campionato bisogna una mentalità quella di salvarci, assolutamente. Poi tutto il resto se viene è tutto di guadagnato, perché è una squadra che prima non di B, nel senso che viene dalla C, quindi l'obiettivo è assolutamente la salvezza, perché non è, sembra scontata ma non è mai facile. Adesso non è che le ultime 2 partite siamo diventati, siamo sempre una squadra umile che deve lavorare, deve fare prestazioni e soltanto con quelle arriveranno i risultati. Sai di che cosa ancora si parla? Di un tuo quasi gol a Modena, te lo ricordi? Tu ci pensi ogni tanto? Ci penso perché poi cambiano le partite, magari cambia la partita. No, cambiava anche il nome di qualche via o qualche piazza Reggio, sarebbe la piazza San Pierino. Cioè, dobbiamo farla cambiare tutti qualche nome di più. Quando è che ci fai il primo gol? Ma guarda, se arriva bene, l'importante è fare le prestazioni, poi è tutto, a me tocca difendere, quindi poi se faccio anche gol meglio, però l'importante è le prestazioni, ecco. Ecco, l'importante sarebbe smettere di prendere gol. Quello che abbiamo fatto nelle ultime 2 partite, dai, abbiamo preso il gol su Piazzato, a Bolzano, poi che è importante questo, non prendere gol, perché dà tanta solidità, dà tanta fiducia e poi davanti facciamo il gol. Sì, tu hai detto di adatti, ma tu ti senti più, ti trovi meglio fare il terzo in una difesa 3 o una difesa 4? Guarda, ho fatto tutti e 2 i ruoli, io ho fatto sia il terzino sinistro che a 4, difensore centrale, a 3.
a tre centrale, a tre il braccetto, il quinto. Ovvio che magari, tra virgolette, essendo un po' più grandicello, magari tendo a spostarmi un po' in mezzo. E io penso che non fa parte del modulo, eccetera. È importante la mentalità, come si scende in campo, cosa proponi. Sono, cose, sono aspetti importanti per farsi, per esprimere al meglio un giocatore. E tu l'altro anno e col Monza, dove giocavi per vincere il campionato. Per salvarti, a parte che differenza c'è, a parte il fatto che quando giochi per salvarti, a volte va bene anche il pareggio, mentre si gioca per vincere, devi per forza vincere. Ma sono percorsi simili da una parte. Che ripeto, però la B è strana, perché un attimo vedi, magari un mesetto fa parlavamo di, eravamo spacciati, sembrava tutto, poi magari le ultime partite vince, sembra che siamo lì ai playoff. Io penso che ognuno di noi deve trovare dentro di sé la voglia sempre di migliorarsi, di stimolarsi, cosa che fa parte della crescita, aiuta tanto a crescere. Poi la mentalità per vincere, tra virgolette, è come è il miglioramento di ognuno di noi. Ripeto, sarò banale, la prestazione è fondamentale. Ciao Mario, Francesco Pioppi, presso il Carino Gazzetta dello Sport. Ti chiedo, hai parlato di un cambio di mentalità. Al di là dei risultati che sono venuti dopo, può essere scattato qualcosa dopo il derby di Modena che hai menzionato? Cioè, quindi magari più unione di intenti ancora? Ma guarda, forse sarà banale, non so, forse si nota perché magari abbiamo vinto l'ultimo partito, sembra, però anche prima avevamo un'unione, cioè volevamo, il problema è che magari chi troppo vuole non la stringe, no, beh, se no. E il problema è che da Modena, cioè, se prendi gol in una partita in cui ci tenevamo tanto, e prendi gol dopo un minuto, 30 secondi e ti taglia la testa, e poi siamo, eravamo il primo tempo, abbiamo regalato il primo tempo, sembravamo che eravamo sbando. Infatti poi secondo siamo rientrati con la mentalità giusta, abbiamo fatto qualcosina, abbiamo un po' aggiustato la partita, poi volevamo provare anche a ribaltarla. Ripeto, la B è strana perché non sbagli mezza virgola, ti puniscono, devi stare sempre sul pezzo, è quello. Poi è ovvio che se vinci sembra che hai fatto tanto, hai cambiato tutto. Noi cerchiamo sempre di dare il meglio, davvero. Poi i risultati possono arrivare, non arrivare, però noi ce la mettiamo tutta. Si parla eventualmente dell'arrivo di Pafundi, adesso al di là del fatto che possa diventare un tuo prossimo compagno di squadra o meno, l'avrai visto perché comunque è uno dei talenti emergenti, che impressione ti fa? Che, insomma, no, guarda, sicuramente, non ha... sicuramente ha talento, ma è tanto giovane, adesso non so se arriva o non arriva, non è il mio compito, però chi deve arrivare con la testa giusta, perché c'è da togliersi tante soddisfazioni. Tu sei rimasto legato a Gagliani, va bene che ormai lo chiede Nesta, non ti ha chiesto un parere su Marcandà? Ah no, non l'ho sentito. No, che cosa mai lo chiede? Esatto, infatti, a me. Va bene, andiamo verso il prossimo avversario, che squadra è il Pisa, che tipo di partita ti aspetti? Il Pisa è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, è una di quelle. Sicuramente gli manca qualcosa, però è una squadra forte, e noi dobbiamo ripetere le prestazioni, abbiamo fatto le altre partite perché sarà dura, però ripeto, se abbiamo la testa giusta possiamo toglierci tante soddisfazioni. Ecco, tatticamente forse è stata una delle squadre che in casa ti ha messo un pochino più in difficoltà. Se magari per presentarla un pochino più nel dettaglio per le ah, molte volte abbiamo giocato nell'andata, abbiamo giocato simile, molto un nome loro, quindi ci allo specchio, quindi era fatta tutta di parecchi duelli. Magari non è che ci ha messo tante difficoltà, magari ha vinto qualche duello in più e sembrava, però. Adesso il giorno di ritorno diventa un altro campionato, totalmente. Dobbiamo essere pronti. Loro fanno fatica, un po' come voi, fanno fatica a segnare il Pisa. Mi tocco. No, loro adesso guardando la carta, sulla carta sono veramente una squadra forte. Io ho qualche ex compagno lì e veramente sono un'ottima squadra.
bisogna stare attenti perché hanno delle qualità individuali importanti. Avete già cominciato a preparare tatticamente come presto? No, no, abbiamo già iniziato. Grazie. Spettacolo.